Oggi ci sono notizie importanti per la famiglia, un provvedimento complessivo da 16,5 milioni di euro con contributi per il mutuo della prima casa e contributi per il learning degli studenti. Sì, esatto, un pacchetto di misure che abbiamo chiamato pacchetto famiglia. Dal 4 maggio alle ore 12 sarà possibile iniziare a presentare domande con una finestra di una settimana, quindi le domande potranno essere presentate dal 4 maggio all'11 maggio. E il pacchetto famiglia è stato pensato proprio per quei nuclei familiari che hanno avuto una contrazione del reddito dovuta all'emergenza sanitaria, quindi tutte quelle persone, quei nuclei familiari che a seguito dell'emergenza coronavirus hanno avuto una diminuzione del reddito familiare. Due linee di intervento, una linea che va con un contributo una tantum di 500 euro per il pagamento della rata del mutuo sulla prima casa. In alternativa invece le famiglie potranno scegliere la seconda linea di intervento che prevede un contributo fino a 500 euro, quindi fino a un massimo di 500 euro, per l'acquisto di strumenti tecnologici per la didattica a distanza. In questo momento noi avevamo ricevuto diverse segnalazioni da parte delle famiglie rispetto alla necessità di avere magari più strumenti di questo tipo, perché magari più figli si trovano a dover seguire la didattica a distanza, per cui abbiamo cercato di dare una risposta in questo senso. Su questo, siccome è richiesta la presentazione dell'ISEE, che deve essere inferiore o uguale a 30.000 euro, abbiamo deciso di agevolare ulteriormente le famiglie, dando la possibilità a tutti i nuclei familiari che sono in possesso dell'attestazione ISEE del 2019, quindi dello scorso anno, di poter presentare quella per l'accesso alla misura e quindi per richiedere il contributo. Chi invece, quindi tutti quei nuclei familiari che non hanno mai prodotto l'ISEE o non hanno ancora in possesso l'ISEE del 2020, potranno farlo anche da remoto. Noi abbiamo siglato un accordo anche con i sindacati che hanno messo a disposizione i loro CAF con un servizio dedicato che supporterà le famiglie a distanza e potranno avere 90 giorni di tempo per produrre l'ISEE. Quindi all'atto della domanda, chi non avrà ancora l'attestazione ISEE in corso di validità potrà avere 90 giorni per presentarla vedendosi congelata la posizione. Quindi di fatto anche la famiglia che alla data del 4 maggio fino all'11 non sarà in possesso dell'attestazione ISEE non perde comunque la possibilità di avere il contributo perché ha tempo 90 giorni per poter richiedere l'attestazione.